In questo tutorial vedremo come creare l'effetto split screen con AviSynth. Per la dimostrazione useremo VSP, un editor testuale che ci aiuterà nella creazione dello script. Per prima cosa, dichiariamo le variabili che fanno riferimento alle clip. AviSource carica la clip. Convert to IRI2 converte il formato colore per renderlo compatibile con i filtri successivi. CombiCubic Resize, inizialmente dimensioniamo le clip, in modo che siano esattamente la metà della risoluzione del video. Così per ogni clip. Il filtro che genera l'effetto è lo stack, nelle due varianti stack vertical e stack horizontal. Stack vertical allinea verticalmente due o più clip. Stack horizontal le allinea orizzontalmente. Quindi dichiariamo la variabile ST. Con stack vertical allineiamo verticalmente le due coppie di clip splittate orizzontalmente. Con poche righe abbiamo creato quattro clip splittate. Vediamo il risultato avviando l'anteprima. Se vogliamo, possiamo definire i bordi delle clip con il comando Add Borders, nel quale definiamo sia la dimensione del bordo espressa in pixel, che il colore in esadecimale che di default è nero. Impostiamo un bordo di 2 pixel di colore bianco e di conseguenza diminuiamo la risoluzione delle clip di 4 pixel sia in orizzontale che in verticale. Guardiamo l'anteprima. Se avessi voluto riprodurre due sole clip splittate orizzontalmente, sarebbe bastato scrivere stack horizontal A, B. Ma avrei ottenuto questo risultato. Un video con risoluzione verticale ridotta alla metà. Per poter mantenere lo schermo alle dimensioni originali, aggiungo BiCubic Resize, però in questo modo le proporzioni non vengono più rispettate. Le clip vengono allungate per riempire tutto lo schermo. Ecco perché rispettando la R le divisioni devono essere almeno 4 e in numero pari. Oppure possiamo sfruttare il filtro Layer. Layer sovrappone una clip ad una clip guida, in 4 modalità diverse definite dagli operatori, Add, Subtract, Lighten, Darken, Fast, Mull. Nel nostro caso utilizzeremo l'operatore Add. Ma possiamo anche stabilire la posizione della clip sovrapposta, rispetto alla clip base, con le variabili, X e Y espresse in forma intera. Nel nostro esempio il valore Y sarà di 68 pixel. Per poterle dichiarare è necessario dare un valore anche a livello, con un numero che va da 0, completamente trasparente, a 256, completamente opaco. Quindi creiamo una clip guida con il filtro Blank Clip. Dichiariamo la lunghezza in frame, le dimensioni ed il frame rate della clip. Aggiungiamo Layer, dove specifichiamo il tipo di operatore, l'opacità e la posizione della clip sovrapposta. Guardiamo il risultato. Torniamo allo script. Se vogliamo aumentare le sequenze riprodotte, per i motivi già spiegati, dobbiamo incrementarle sia orizzontalmente che verticalmente. Modifichiamo la variabile ST. Guardiamo il risultato. L'ordine in cui sono inserite le clip è puramente personale. Può essere variato a piacimento.
Ora inseriamo l'ultima clip aggiornando ST. Sempre un numero uguale di clip, sia in orizzontale che in verticale. Ma possiamo fare meglio. Ammettiamo di voler splittare lo schermo più e più volte durante la solita sequenza. Invece di usare solo una variabile ST, ne dichiariamo altre due e le chiamiamo ST2 e ST3. Sostituiamo return con dissolve per creare la sequenza finale con un fade tra le clip. In effetti lo script è piuttosto semplice, ma è di grande effetto. Vediamo come cambiare la disposizione delle clip, in un paio di varianti. Splittiamo lo schermo in modo che compaiano lateralmente ed in verticale 4 clip, e centralmente 2 clip più grandi. Ricordiamo che siamo sempre vincolati dalla R, quindi dobbiamo fare in modo che le proporzioni vengano rispettate. Le clip laterali dovranno avere una dimensione orizzontale pari alla metà di quelle centrali e pari ad un quarto di quella totale. Partiamo dalle variabili A, B, C e D, già dichiarate. Definiamo la variabile ST che contiene le 4 clip. Con stack vertical le uniamo in verticale e con bicubic resize impostiamo la risoluzione in modo che rispetti l'altezza del video ed un quarto della larghezza. Questo è il risultato provvisorio. Queste clip le posizioneremo nei due lati dello schermo. Dichiariamo ST1 che conterrà le due clip centrali unite verticalmente con il filtro stack vertical e ridimensionate alla metà del video in larghezza. Ora abbiamo due sequenze di identica altezza, una contenente 4 clip splittate, una con 2. Le uniamo con stack horizontal. Questo è il risultato finale. Vediamo adesso come creare una scena un po' più complessa. Una clip centrale circondata da clip più piccole. Rispetto all'esempio di prima, dobbiamo inserire centralmente delle clip, che devono rimanere di dimensioni diverse. Quindi per prima cosa accoppiamo quelle che dovranno apparire più piccole e centrali col stack horizontal e impostiamo l'altezza ad un quarto di quella totale. Ora possiamo creare la sequenza che sarà centrale nel video, con lo stack vertical. Come video principale, ho scelto la clip ed otteniamo questo risultato. Anche qui, creiamo la sequenza che andrà posta lateralmente con le 4 clip. In verticale. Uniamo le clip con stack horizontal per avere il video completo. Questo è tutto. Una volta creato lo script basta salvarlo e caricarlo in Virtual Dude Mode o qualsiasi altro software che accetta Avisynth come frame server, inserire una colonna sonora e salvare il video in split screen.